Il corso del martedì grasso è iniziato all'insegna del Vittorio Sgarbi Show. Il sottosegretario, arrivato a Viareggio per assistere all'esibizione dell'orchestra Extra Liscio sul palco di Piazza Mazzini, si è prima ironicamente qualificato come sindaco supplente di Viareggio, poi ha lanciato così il concerto. E allora gli Extra Liscio uniscono Adriatico e Tirreno e ne fanno un unico mare, il mare del divertimento, della felicità, del sesso selvaggio. Infine si è congedato con un riferimento alla recente polemica di Torre del Lago. Dopo, al microfono di Federico Conti, però Sgarbi ha disinnescato ogni polemica sul Belvedere, anzi, ha detto di non avere intenzione di rallentare nessun progetto e di aver solo chiesto l'attenzione del Ministero sul tema della conservazione dei beni storici. Poi è andato in scena il corso in notturna con i carri di prima e seconda categoria, le mascherate e le pedane aggregative, rese ancora più affascinanti dai giochi di luce. Anche stavolta la sfilata è stata accompagnata da una folla decisamente superiore alle attese, visto il giorno lavorativo. Adesso tutta l'attenzione per l'atto finale del carnevale, l'ultimo corso, in programma sabato 25 febbraio a partire dalle ore 18, al termine del quale saranno decretati i vincitori di questa edizione. Il tutto sarà trasmesso in diretta da Noi TV.